Purtroppo è stata una settimana dove dobbiamo reagire, dove dobbiamo cercare di tirar fuori il meglio. Siamo dispiaciuti per tutta questa situazione che si è creata, sono dispiaciuto, però l'unica cosa che dobbiamo fare è cercare di andare avanti, di lavorare, in questo momento qui, di anche di accettare delle critiche. Però abbiamo ancora 9 gare, dobbiamo ancora raggiungere un obiettivo e quindi l'unico modo per reagire è cercare di fare una partita per cercare di portare a casa un risultato importante domani. Non ci sono altre situazioni, altri attenuanti. È successo che pensavamo, anzi, abbiamo fatto un primo tempo dignitoso in un ambiente particolare e un primo tempo dove ci ha messo anche del suo l'arbitro, perché era condizionato anche dall'ambiente, sicuramente l'arbitro, perché ha dato un episodio, ha dato il rigore inesistente, quindi. E poi al secondo gol la squadra si è disunita, gli sono entrate un po' di paure e dispiace per come sia finita. Loro hanno fatto una gara importante, la gara perfetta per riscattare il periodo di contestazione che c'era. Noi, peccato aver buttato via un'ottima gara all'andata, e ci poteva stare ad uscire con il Foggia perché magari i valori sono anche diversi, però per come si era messa l'andata c'è grande rammarico. Chiaramente, come ho detto prima, questa sconfitta bisogna subito archiviarla, consapevole del fatto che ha lasciato un segno pesante e questo domani lo dobbiamo far vedere, perché se non mettiamo in campo determinazione e rabbia, diventa tutto più difficile. L'impressione è che prima di parlare di singoli, di modulo, di pallone, si debba ripartire un po' dall'orgoglio, oppure sbaglio io. No, no, è una parola giusta, orgoglio, è dignità, la voglia di reagire. Il nostro è un mestiere che se è tolto da tutte le situazioni che gli girano intorno, i calciatori fanno un bellissimo lavoro perché vengono al campo 2 ore e poi il resto della giornata si devono concentrare solamente il fatto di fare una vita da professionisti e lavorare con le 2 ore al campo. Però poi il calcio è una materia complessa dove a volte la condizione psicologica, la condizione mentale condiziona anche il resto della giornata. Quindi in questo momento qui è un periodo dove dobbiamo per forza reagire, dove dobbiamo per forza guardare avanti. E l'unica medicina è quella di lavorare e cercare di mettere in campo, come hai detto tu, quella parola lì che è fondamentale per ogni obiettivo. Settimana difficile, avete parlato, immagino, una squadra, soprattutto magari con chi dovrebbe prendere per mano. No, ma qui non si tratta di prendere per mano, si tratta, come ho detto prima, di trovare le energie necessarie per poter reagire a una situazione che, come ho detto prima, dispiace a tutti, io in primis, quindi bisogna avere la forza, la determinazione per poter fare una gara domani e per avere una reazione che è il minimo che dobbiamo avere in questa situazione. Ci sono squadre consolidate come la Spal, ma anche lo stesso Foggia, che hanno più o meno una struttura, 11-12 elementi titolari, altri riserve. Assieme a questa gerarchia non sembra esserci, ma sono diverse formazioni. Questo può essere un vantaggio da una parte, perché l'Empire della Rosa è più o meno equilibrata e quindi anche le riserve possono dare una mano, però dall'altra parte, diciamo, può togliere meno un po' di certezze. No, ma adesso arrivati a 2 mesi dalla fine non serve dire se questa rosa qui o questa. Cioè, ci sono squadre in Lega Pro che hanno dei budget importanti, delle situazioni importanti. Foggia sicuramente è una di quelle, la Spal è una di quelle, Cittadella è una di quelle e noi eravamo in questo torneo qui della Coppa Italia, eravamo, diciamo, il quarto incomodo e, come ho detto prima,
Dispiace aver buttato al vento una partita quasi perfetta dell'andata e avevamo le armi in mano. Sapevo che comunque non sarebbe stato facile. Dispiace che poi ecco, la squadra in un certo momento si è un po' disunita e quindi poi per cercare di reagire, di portare avanti, abbiamo perso gli equilibri e abbiamo incassato altri due gol che erano evitabilissimi, il quinto e il sesto gol, però nella foga di buttarci avanti è un risultato pesante, ma come ho detto prima, questa sconfitta ci deve lasciare il segno per poter reagire domani, per poter mettere in campo una partita gagliarda, una partita dove sappiamo benissimo che l'ambiente ci contesterà, però non abbiamo il dovere di riscattare assolutamente questo periodo. Giovani come stanno? Dico i più giovani perché sono quelli magari più soggetti alla Certo, società. vabbè, giovane, qui ci sono dei ragazzi interessantissimi e validi, questo è un giudizio che ho sempre detto, in questo momento qui è chiaro, in una situazione ambientale un pochino particolare, bisogna cercare di chiedere magari a quelli che hanno un pochino più di esperienza di mettere in campo un pochino più come dire, di equilibrio per non sentire troppo la pressione. Una rosa è fatta di 23 giocatori, 22 giocatori, quindi domani cercheremo, come ho detto prima, di trovare quei giocatori che hanno anche la necessaria personalità per poter affrontare la partita. Ce l'ha già in mente. Sì, 7-8 undicesimi sì, adesso valutiamo bene un paio di situazioni più che altro perché quei due o tre devo vedere come stanno fisicamente, come hanno recuperato da queste tre gare in pochi giorni, quindi però 7-8 undicesimi, no, anche 9 undicesimi è già stabilita. Ci siamo?